viaggio nelle colonne sonore più famose, pezzi che rimandano a celebri film e a interpretazioni che non si dimenticano, pellicole che hanno accompagnato le vite di tutti e il pomeriggio di una calda domenica di marzo del pubblico intervenuto per l'occasione. La giornata di festeggiamenti organizzata dall'amministrazione comunale di Amorosi per l'inaugurazione di Palazzo Maturi ha lasciato spazio anche alla musica, un concerto dal titolo Note di Cinema a Palazzo, con location e programma suggestivi. Un evento musicale ideato dal maestro Angela Musco di Caiazzo, viola e violino, e dal maestro Luigi Riccio, musicista napoletano, chitarre. La musicista caiatina Angela Musco ha studiato violino presso il Conservatorio di Campobasso, dove ha poi affiancato poi quelli di viola con il maestro Silvio Di Rocco. È presente sul territorio regionale, oltre come violinista, anche come direttrice di coro di molti gruppi. È impegnata anche in attività didattiche e continua a seguire corsi con maestri di importanza nazionale. Il musicista napoletano Luigi Riccio, invece, inizia gli studi di chitarra classica per poi completare quelli moderni presso il Conservatorio di Napoli, Dipartimento Jazz, sotto la guida del maestro Pietro Condorelli. Segue vari seminari con musicisti napoletani internazionali, al suo attivo collaborazioni con musicisti del panorama nazionale e anch'egli prosegue in maniera diffusa anche l'attività didattica. Ad Amorosi i musicisti hanno interpretato con passione e coinvolgimento brani di Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Nicola Piovani e Carlos Gardel, tormentoni del cinema che il pubblico ha canticchiato anche all'uscita, soddisfatto del duo, della location e dell'iniziativa.